Il dottor Davide Mosca è il principale autore di uno studio apparso sulla rivista britannica Lancet Migration rispetto alla questione dei rimpatri dei migranti nel periodo della pandemia, e in modo particolare con uno studio specifico sul caso paese dell'Etiopia. L'articolo è uno spunto per poter affrontare certe questioni rimaste aperte sulla salute dei migranti, ed il caso specifico dell'Etiopia ci dice come, nonostante la chiusura delle frontiere, la limitazione dei movimenti delle persone, il distanziamento sociale siano state strategie vincenti e accettate da tutti per il contenimento dell'epidemia, nel caso dei migranti, particolarmente i migranti irregolari, si è continuato invece a deportare persone. Parliamo di decine di migliaia di persone. Il caso dell'Etiopia non è un caso unico, ci sono molti altri paesi e situazioni nei quali questo accade. Quindi si è continuato a deportare quei migranti che si trovino in situazione di irregolarità, e lì c'è anche una parentesi da fare. Si tratta di diventare irregolari, perché quando si perde il lavoro si diventa irregolari. Quindi non necessariamente queste persone sono entrate in maniera irregolare, ma in molte situazioni diventano irregolari anche a causa del Covid. Quindi diventi irregolare, perdi il lavoro, perdi il tuo introito per te e per le tue famiglie, e poi vieni deportato, che tu sia ammalato o no. E quindi, quando si tratta poi di paesi come l'Etiopia, quindi paesi poveri, paesi che già hanno difficoltà a rispondere all'epidemia crescente per la popolazione residente, dover poi rispondere a un bisogno aggiuntivo, largo, acuto, soprattutto dal momento che esiste la quarantena, quindi la necessità di isolare queste persone e mantenerle, questo causa, diciamo, un aggravamento della capacità di risposta anche per gli operatori umanitari, perché alla fine dei conti poi questi paesi contano sull'aiuto degli operatori umanitari come il QAM, l'Organizzazione Internazionale per la Migrazione, e molti altri che sono anche coautori di quell'articolo.